La mia storia inizia nel lontano anno del Signore 1352, quando Giovanni Porto acquistò un podere nei pressi del torrente Roggia, laddove sarebbero state erette le mie mura. Mezzo secolo più tardi, il leone di San Marco arrivò fino alle mie porte. Nel 1404, Vicenza divenne possedimento veneziano. I miei padroni tennero alto il nome della casata, divenendo alti funzionari presso la Serenissima. Era l'anno di grazia 1440, quando iniziò la posa dei primi mattoni. In sei secoli mi vanto di aver visto passare centinaia di persone. E se solo ne avessi il tempo, potrei elencare il nome di tutti quelli che hanno costeggiato le mie mura e varcato la soglia del mio portone, trovandosi nel cortile su cui mi affaccio. Bambini, cavalieri e dame hanno attraversato questo spazio, chi correndo, chi nella propria scintillante armatura, chi per consegnare le fatiche del raccolto, chi per servire i proprietari. Al centro del mio cortile si staglia la colonna equestre. Questo pilastro in pietra ha avuto l'onore di assistere a numerosi tornei ed è stato protagonista di giostre per lunghi anni. In occasione dei tornei facevo la conoscenza di audaci cavalieri, prestanti, che volevano dimostrare la propria bravura. Gli eventi organizzati dai miei padroni attiravano spettatori anche dai borghi circostanti. Sulla destra del cortile sono collocate le scuderie. L'artefice è l'architetto Muttoni, al tempo artista non meno invidiato del Palladio, di cui era estimatore. Il Muttoni fu uno dei primi interpreti del rinnovamento artistico-culturale nel Settecento a Vicenza, grazie agli studi palladiani che coniugò sapientemente con l'arte barocca. Ma non lavorò solo per conto della Serenissima. A lui, infatti, è attribuita la villa da Porto di Vicenza, altra residenza dei miei padroni. Distante da qui poco meno di 50 miglia. Le scuderie furono motivo di vanto per la famiglia da Porto, che aveva fatto della selezione, dell'allevamento e del commercio di cavalli ragione di prestigio economico e sociale. Con 16 stalle per lato, le scuderie sono un esempio della bellezza e della cura dei miei signori verso l'edificio e i destrieri stessi. Infatti, un ingegnoso sistema acustico, chiamato Orecchio di Dionisio, permetteva la trasmissione dei suoni prodotti all'interno del locale fino alla stanza del custode, che così poteva correre immediatamente in caso di pericolo per gli animali. Di recente ho potuto rivivere la magica atmosfera dei tempi andati. Nelle mie scuderie sono giunti registi, scenografi, attori e truccatori per girare le riprese dell'opera teatrale Il Mercante di Venezia di William Shakespeare. Ritorniamo nel cortile. Alle pareti del portico sono appesi gli stemmi di tutte le famiglie che mi hanno abitato. Saliamo dalle scale di sinistra, che si snoda stretta e ripida verso il piano nobile. Fate un bel respiro. Stiamo per entrare. Ecco il salone principale. Il sole batte sulle facciate e la luce penetra attraverso una pentafora, un'ampia vetrata che mi ricorda i palazzi veneziani. Ne esiste un solo esemplare in tutte le ville di terraferma, il mio. Se, con l'aiuto della fantasia, provate a sostituire la ghiaia del mio cortile con l'acqua verde scuro del Canal Grande, vi sembrerà di trovarvi nel palazzo di un nobile mercante veneziano. Grazie alle luci che vi penetra,
Tale spazio fu utilizzato per l'essiccatura del grano, che veniva deposto qui dopo la mietitura, eseguita nei vasti poderi dei miei padroni. Venezia fornì alla mia famiglia un'occasione di ascesa sociale. Oltre a Francesco, nominato dalla Serenissima collaterale dei Veneti, voglio ricordare anche il conte Paolo Porto, cavaliere della Serenissima e vicario nel suo distretto, citato in un proclama di sanità contro l'epidemia di peste del 1630, perché chiamato a far applicare sul territorio i decreti emanati dal Maggior Consiglio. A questo punto della storia, anch'io subì dei cambiamenti. Divenni un prestigioso palazzo e la mia sala affrescata si trasformò in una sala di rappresentanza. Artisti locali calcarono i miei pavimenti e impreziosirono questo salone con dipinti. Alle pareti del granaio, infatti, sono appesi dipinti del XVII secolo, 4 quadri di cavalli di razza diversa, con in selle i miei padroni in atto di far eseguire ai cavalli posizioni di dressage. Sono presenti poi 8 quadri con cavallo e palafreniere. Queste tele furono fortemente volute da Scipione Porto, rinomato cavallerizzo, che le commissionò a Francesco Baleante, un pittore locale. In un batter d'occhio, eccoci giunti all'anticamera del bagno e delle stanze da letto, un ambiente piccolo nel quale sono conservati vestiti e oggetti di altre epoche. Si possono notare lunghi abiti, corpetti e strani cappelli. Tra le pieghe di una tenda potete vedere riprodotto lo stemma araldico dei Colleoni, che consta di 3 figure uguali su uno sfondo rosso. Sono 3 paia di scroti, con cui si intendono richiamare gli effetti delle lunghe cavalcate. L'orchite di cui soffriva Bartolomeo diede origine non solo all'araldo familiare, ma anche al nome stesso dei Colleoni. Uno dei luoghi più singolari e meno conosciuti dal pubblico è indubbiamente il mio archivio. Nel 1972 è stato dichiarato patrimonio di rilevante interesse storico dalla Soprintendenza Archivistica del Veneto. All'interno sono custodite, avvolte in rotoli di pergamena o impilate su antichi tomi, le memorie di molte famiglie nobiliari che hanno avuto un ruolo importante nella storia del Vicentino e del Veneto dall'XI al XIX secolo. Ora però, eccoci giunti al salottino rosso, rivestito pavimento e pareti, per volere di Guardino Colleoni, secondo la moda di fine 800. Il fascino del salottino rosso è anche da attribuire all'importante collezione di ritratti appesi alle pareti. Proseguendo tra le mie stanze, giungiamo nel mio salottino azzurro. Un esempio di stile ed eleganza, bei colori raffinati, dal lampadario di cristallo trasparente alle porticine blu chiaro, alle pareti rivestite dello stesso colore. Nessuno riuscirebbe a immaginare gli splendori che ho visto io, ora così triste e solo. Vi svelo ora un segreto. La porta che vedete è un passaggio segreto che comunica direttamente col giardino. Una scorciatoia usata dai miei padroni per uscire all'aria aperta e dalla servitù per accorrere tempestivamente ai loro richiami. In un quadro alle mie pareti, Ponziano Loverini ritrasse una scena che sempre mi commuove. Bartolomeo Colleoni, famoso capitano di ventura del 400 che piange la figlia Medea, morta il 6 marzo 1470. I Colleoni fecero seppellire la bambina nella cappella di Bergamo assieme al passero con cui era solita giocare.
ma quando divennero proprietari del mio edificio vollero che questa pagina di storia familiare fosse conosciuta anche ai membri del ramo di Tiene e commissionarono questo dipinto. Dopo il salutino azzurro, ecco le sale da biliardo, che deve il suo nome al tavolo da gioco posizionato al centro. Fu portato qui alla fine del XIX secolo e così anch'io scoprì il gioco del biliardo. Nelle belle vetrinette di legno intagliato qui intorno sono conservati tanti oggetti dimenticati, che mi piace rimirare. Delicate statuette di terracotta di fine 800, che raffigurano scene dei promessi sposi, fisci in avorio, carte da gioco e da tombola dipinte a mano. E dalle pareti potete scorgere maestosi ritratti attribuiti a superbi artisti rinascimentali e barocchi, la cui fama si spandeva ben oltre i confini della Serenissima, Chiara Varotari e Gerolamo Forni. I visi di Olimpia Porto, dei figli Giovanni, Francesco e Polissena, furono immortaliati con straordinaria perizia da artisti che lavoravano per la bottega del Maganza, genio rinascimentale in campo pittorico e letterario come pochi altri. Salta subito all'occhio lo sfavillante lampadario di Murano che domina questa sala affrescata. Qui i miei signori ricevevano coloro che chiedevano udienza, seduti proprio su queste panche, impazienti, sotto gli sguardi vigili di Venere e di Vulcano, custodi del camino polilobato. Sulla sua cappa sono raffigurati dei putti, un ritratto di un imperatore romano, e in alto Prometeo in catene mentre l'aquila gli rode il fegato, secondo il gusto dell'epoca di ritrarre soggetti classici e mitologici. Allegoricamente, due cani rappresentano la fedeltà che la famiglia dimostrava nei confronti di Venezia. La scimmia, invece, personifica il tradimento e in particolare i nobili tienesi che auspicavano di liberarsi dal dominio della Serenissima. Sopra la porta meridionale sono raffigurati Mercurio e Pallade che simboleggiano l'eloquenza e la saggezza, con probabile riferimento alle virtù dei padroni di casa. Vi sono poi quattro scene riprese dalla storia romana negli affreschi alle pareti. Una mostra un atto di clemenza di Scipione che, seduto sul trono, fa cenno di liberare una fanciulla per restituirla al legittimo sposo, un classico esempio di virtù. Di fronte si trova l'incontro di Sofonisba e Massinissa. Sofonisba, per liberare il marito prigioniero di guerra di Massinissa, re della Numidia, si presentò al suo cospetto offrendosi come sua sposa in cambio della libertà dell'amato. Il re, innamoratosene, accettò, ma Siface, sdegnato da quest'unione, costrinse la moglie a bere una coppa di veleno. La scena è ambientata in un paesaggio che riproduce Vicenza, resa in questo modo equivalente a Cartagine. Il terzo affresco rappresenta Muzio Scevola davanti a Porsenna, associato alla virtù della costanza. Ad essa è contrapposto allegoricamente il banchetto di Cleopatra. Anche Cleopatra convince Antonio a venir meno alla sua fede verso Roma. La regina egiziana è dipinta nell'atto di sciogliere il proprio orecchino di perla nel vino, dimostrando totale disinteresse per i beni materiali. Frutta e bucrani si alternano poi all'interno di un fregio, decorando l'intera sala. Volendo tentare un'interpretazione del ciclo degli affreschi, se Vicenza rappresenta Cartagine, Sofonisba incarna lo spirito vicentino di coloro che non accettavano il dominio di Venezia, mentre Massinissa, anch'egli africano, si piega alla volontà di Scipione per il quale ha scelto di combattere, incarnando così la figura del vicentino fedele che riconosce la supremazia veneziana e dunque la figura degli stessi da Porto, committenti degli affreschi. Immaginate l'espressione di meraviglia di quanti attendevano di essere ricevuti dai miei padroni. Ora, visitatori, uscite assieme a me nell'ameno giardino che circonda la villa. Compreso entro le mura e con accesso dalla parete di fondo del porticato,
Si stende infatti il mio giardino, ricordato dai cronisti dell'epoca come magnificentissimo per le specie vegetali ivi raccolte. Secondo Mardari, autore del trattato La Historia di Vicenza, pubblicato nel 1604, vi erano barchi d'aranzi, cedri, limoni e arbori di tutte le sorti, fruttiferi e di selvaticine di varie specie pieni. I miei padroni lo curavano con attenzione e nelle giornate di primavera erano soliti passeggiare per rilassarsi e per distrarsi. Ancora oggi questo giardino è curato e messo a disposizione della città in occasione di eventi particolari. Nel 1579 nel mio giardino giunsero ingegneri esperti di ogni tecnica, funzionale ed estetica. Il giardino antistante la facciata svolgeva invece, e ancora oggi svolge, funzione di rappresentanza. Esso ospita anche una vera da pozzo commissionata da Giovanni Porto al Grande Palladio. La roggia che ancora oggi sbuca al di fuori delle mie mura rappresentò una risorsa fondamentale per lo sviluppo urbano. Permise infatti la costruzione di impianti, molitori e consentì un maggiore sviluppo dell'agricoltura e della manifattura. Favorì in particolare la nascita di nuovi laboratori per la lavorazione della lana, della seta e della canapa, di tintorie, segherie e concerie che alimentarono l'economia ateniese nei secoli successivi. La peschiera veniva alimentata dall'acqua della roggia e al suo interno spruzzi e giochi d'acqua divertivano ospiti e bambini. All'esterno la grotta è rivestita di rocce spugnose sull'intera superficie ed è costruita su una pianta ellittica. Oggi molte delle mie stanze non sono più abitate, ma so di essere ancora il cuore pulsante della città di Thiene. Ne seguo le trasformazioni e ne riconosco i legami di fedeltà alla storia che rappresento. Il futuro è molto aperto e dipende da noi, da tutti noi. Dipende dal nostro pensiero e dai nostri desideri, dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da ciò che io, voi e molti altri faremo oggi, domani e dopodomani.